Siamo qui a Via del Corso a Roma, si è appena concluso la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale della scuola, dell'istruzione, università e ricerca. Siamo con Marcello Pacifico. Pacifico, com'è andata? Ma è andata che finalmente possiamo fare avere arretrati aumenti entro Natale, è l'obiettivo che ci eravamo posti fin da maggio. Purtroppo tutti sapevamo già dei costi dell'inflazione a maggio, ora sono veramente scoppiati e a questo punto è stato un bene innanzitutto liberare delle risorse che c'erano, delle risorse che però voglio precisare riguardano il triennio 2019, 2020 e 2021, quando l'inflazione è stata registrata di 1,5 punti. E questo contratto da 4,2 punti di aumento da gennaio scorso. Pacifico, quando i dipendenti della scuola, docenti ATA, riceveranno aumenti ed arretrati? Certamente prima di Natale, a questo punto ormai tutti gli adempimenti sono stati fatti, l'ultima cosa che mancava era la firma del contratto, si parla di 2.400 euro in media di arretrati e di 120 euro, 128 euro in media di aumenti, ovviamente dipende dal personale amministrativo e personale docente, dipende dall'ordine e grado, ma al di là di tutto questo, perché il tabellare non è stato toccato, quindi sono stati aggiornati solo questi dati, quello che per ora chiediamo al governo è di rendersi conto che per il 2022-2023, siccome l'inflazione è stimata di 11 punti, a questo punto questa non è nel tavolo del contratto, perché fino a quando non vengono messe le risorse non si può aprire un nuovo tavolo per il 2022-2024, ma quello che il governo può fare è quello di sbloccare l'indennità di vacanza contrattuale. Il governo Draghi aveva finanziato lo 0,5 per il 2022, ma pensava che l'inflazione salisse di 1,5 punti. Oggi l'inflazione salirà, lo sappiamo tutti, di 11,5 punti tra il 2022 e il 2023, quindi serve almeno il 50% come prevede la legge, cioè 150 euro in più da gennaio. Le colf e le badanti stanno avendo aumenti col bonus badanti di 9 punti, il governo ad oggi ha messo solo 1,5 punti per tutelare le retribuzioni. Questo non è merito, questo è demerito. Pacifico, a breve partirà anche la parte contrattuale, da questo punto di vista voi su questo piano cosa chiederete? Ma certamente, allora, quando si parla di ordinamento professionale del personale ATA bisogna tenere conto di tutte le figure esistenti. Allora, la prima figura, che è quella apicale del DSGA, oggi deve avere col contratto comunque un'indennità superiore a quella che avevi in passato, perché ad oggi non è stata riconosciuta col valore economico questo ruolo che hanno i DSGA. Dopodiché certamente nella scuola abbiamo tantissimi facenti funzioni di DSGA, pure loro hanno diritto ad avere riconosciuto un ruolo di fatto che svolgono da anni, e quindi tutto questo bisognerà portarlo in contratto, in contrattazione, per andare a trovare un punto, ma il punto si può trovare soltanto se il governo trova le risorse per finanziare questa operazione. Noi abbiamo favorito la presentazione di un emendamento che è stato presentato sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, 30 milioni di euro per valorizzare i DSGA, ci sono altri soldi per valorizzare tutto il personale ATA, che il governo accolga questi emendamenti e finalmente così possa permettere a noi qui in Aran di sbloccare questa situazione. Un'ultimissima, il personale pretende, vuole anche delle forme di carriera, personale che lavora nello staff della dirigenza. Voi come sindacato da questo punto di vista come vi ponete? Ma il middle cosiddetto management è nelle vene della scuola dell'autonomia. Il problema qui è chi decide che cosa, i profili, le qualifiche e poi soprattutto le risorse. Senza risorse non si può parlare di livelli professionali, di carriera. C'è stato detto recentemente in legge di bilancio 150 milioni per la carriera degli insegnanti. Non è così, perché questi soldi verranno utilizzati certamente per fare attività aggiuntive, per fare attività di orientamento, per fare attività di potenziamento, per il PNRR. Non è questa la carriera. Allora, se si deve parlare di middle management, è una cosa importante da fare. Il dirigente scolastico governa la scuola dell'autonomia attraverso uno staff, questo staff deve avere un riconoscimento giuridico, ma per avere un riconoscimento giuridico ci vuole la parte economica, il governo deve mettere i soldi. Bene, grazie Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. Grazie a tutti voi.